Ciao a tutti ragazzi, sono Ram Deadman e benvenuti in questo nuovissimo video. Non sono scomparso, questo lo potete vedere in questo momento, anzi sentire, visto che comunque non riesco al momento ad essere in cam per fare questo video, però oggi comunque torniamo a parlare degli spoiler di One Piece. Sono stato un paio di settimane, ragazzi, davvero un po' turbolente, sono stato al Rimini Comics, ragazzi vi lascio una foto per vedere comunque con la Cross Cosplay Guild che già abbiamo collaborato a Napoli Comic Con, questa volta siamo stati anche al Rimini Comics, che ero nelle vesti di Crocodile da Impel Down. Detto questo ragazzi, quindi sono state un paio di settimane un pochino difficili, però eccoci qua che torniamo a parlare degli spoiler del capitolo 1122 di One Piece. Ragazzi, sono usciti nel corso della serata di ieri. Li avevo visti ragazzi, però era un pochino tardi, ho deciso di farlo con calma questa mattina. Prima di iniziare ragazzi, come al solito, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per supportare il lavoro che faccio qui e per essere sempre uniti per scoprire insieme le novità dal mondo di One Piece. Vi ricordo anche di iscrivervi ai vari canali social, tutti i link che trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, ragazzi, allora andiamo a vedere che cosa succederà nel prossimo capitolo di One Piece. Siete pronti? Allacciatevi le cinture che si parte. In questo capitolo ci sarà un omaggio a My Hero Academia, ovvero al creatore di My Hero Academia, con un disegno di Oda che omaggia il disegno che fece di Smoker, il creatore di My Hero Academia, tanti anni fa, e quindi ci sarà questo tributo da parte del maestro Oda. Tornando ad Egghead, ragazzi, vediamo che Emmett sta combattendo contro i Gorosei ed Emmett questa volta attacca seriamente i 5 astri di saggezza, facendo che cosa? Emanando un colpo di Haki del Re Conquistatore così forte da spazzare via tutti i Gorosei. Ragazzi, questo era un attacco che era rinchiuso dentro Emmett da parte di Joy Boy, quindi era un attacco incredibilmente potente, che appunto era una sorta di asso nella manica che aveva Emmett da utilizzare in quel momento preciso, come abbiamo visto nel corso dei vecchi capitoli. Vediamo che i Gorosei vengono rispediti a Marijuana, quindi ragazzi, penso che effettivamente il loro potere era quello, perché erano una sorta di ologramma, quindi a questo punto, perché vengono rispediti a Marijuana, non vengono né sconfitti e né uccisi. L'unico a rimanere indietro è Saturn, che abbiamo visto appunto era rimasto in acqua, quindi ragazzi, forse uno dei Gorosei inizierà a lasciarci le penne e vediamo se è proprio il nostro caro Saturn. Intanto ci viene rivelato che nel capitolo si vedrà un'altra silhouette di Joy Boy. Questa volta sembra essere molto più dettagliata dell'ultima che avevamo visto qualche capitolo fa, quando combatteva contro i re dell'antico regno e del governo mondiale che poi si sarebbe formato. Vedremo un po' come sarà. Inoltre vediamo che finalmente tutta la ciurma di Cappello di Paglia riesce a scappare da Egghead, chi con la Sunny e chi con la nave dei giganti, quindi finalmente sembra che l'arco di Egghead si sia concluso, ragazzi, finalmente lasciamo l'isola del futuro e finalmente quindi vedremo sicuramente nei prossimi capitoli Elbaf. Detto questo ragazzi, gli spoiler finiscono qui. C'è data purtroppo che anche settimana prossima ci sarà pausa, perché questa volta sarà pausa dello Shonen Jump, però può darsi che gli spoiler escono prima del previsto. Detto questo ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti cosa ne pensate di questi spoiler. Noi sicuramente ci beccheremo nel prossimo video, io vi aspetto come al solito qui sotto nei commenti e quindi vi lascio con il solito ciao!